Ciao a tutti ragazzi, sono da solo. Sì, è vero, sono da solo. Ah già, già, perché oggi devo portarvi la storia di Mortal Kombat. Ed è un pezzo che ve l'avevo detto. Sì, ve l'avevo detto nei commenti. Portiamo la storia di Mortal Kombat. Va bene. Saranno passati tipo 2 mesi. Meglio ricominciare tutto, nuova partita. E non mi interessa quella precedente. Oh, che belle statue. E si comincia così la storia. Milioni di anni addietro, Shinnok, uno degli dei anziani. Viva i sottotitoli che non si legge un cazzo di nulla da qua. Ok, questo è quello che è successo nei vecchi Mortal Kombat. Quindi vi riassume tutto, quasi tutto in pratica. Altri seguirono le orme di Shinnok, come l'imperatore del regno esterno, Shao Kahn, ossessionato dalla conquista della terra. Così Raiden spinse gli dei anziani a creare il torneo del Mortal Kombat per equilibrare le sorti, dando una chance alla terra. C'è tutto. Cosa? Se in base a un torneo di arti marziali tu decidi il destino di un mondo. E a me, non per dire, a me sembra una cosa un po' strana. Ah ok, qui ha vinto, qui la terra ha vinto, però lui si è incazzato e ha voluto ammazzarti tutti lo stesso. Infatti erba logica. Vennero malvagi guerrieri non morti. Nonostante questo, fermammo l'invasione di Shao Kahn. Per punizione, i dei anziani lo distrussero. Credevamo che l'incubo fosse finito, ma ora scopriamo che Shinnok stava manipolando gli eventi. L'invasione di Shao Kahn, la sua morte. Era tutto parte del piano di Shinnok per fuggire dal regno occulto e riprendere la guerra contro gli dei anziani. Capito? Ci ha trollati fin dall'inizio. Quindi ora credo che dovremmo noi trollare lui. Aha, vedo, vedo. I proiettili per terra e qualcuno. Com'è che gli ha fatto quel buco in testa, scusa? Ah, ecco come. Con quei gargoyle giganti. Almeno credo siano gargoyle. Non so cosa siano, non li ho visti bene. Ma è Call of Duty o è Mortal Kombat? Non so, dai, chiamarlo Call of Duty è un'offesa. Che è Battlefield o Mortal Kombat? Sia meglio. Ma scusa, ma il polso di fissare non li puoi sparare. Ma ecco, fissalo, fissalo. Sono addestrato per combattere forze speciali, però resto a fissarlo, così mi ammazzo. Madonna che... Ecco, questi qua si sono svegliati e li hanno sparato. Ma ci è voluto un po'. Ecco, capitolo 1. La meta è qui davanti. Johnny prigione. Johnny Cage è prigione, se non sbaglio. Come sempre. Ah, qua non è un vecchio di merda, un giovanotto... Sì. E col ciuffo la Little Tony. Allora, siamo Johnny prigione. Sono Blade, qualcuno tratto da Battlefield. Ah, è il cieco, quello là con la spada. Eh sì, misterello è un pezzo di merda, usa sempre quello. Che ti ciechi con le spade magiche, appunto. Ma io non credo sia tanto cieco. Cioè, non si muove da cieco. Come fa a sapere dove sono? Ok, sì, vabbè, dai, lo sto qua a rompere. Che minchia... Che è sta roba? Uno, andato. Ecco qua, siamo già in merda. Lo sapevo io. Credo di capire di chi è quello. Chi guida, scusa?
Ah sì, sì, ho capito, ho capito. Ecco qua, si trolla uno dopo la... Ma siete addestrati per prenderle e basta, o siete addestrati per combattere per essere un esercito? Volevi, puttana. Non me l'aspettavo, ma non so come ho fatto, vi giuro. Forse me l'aspettavo, ma non mi ricordo. Ora fa tutto il cazzone mentre le prende. Ah, giusto, giusto, giusto. Alla coda furga devi premere i pulsanti. Dai, non farla che cae. Esatto. Ecco. Lo spingi giù, poi finisce lui nella merda, ovviamente. E ora? Ah, il ghiacciolo. Ma vi rendete conto di cosa sono fatti i militari qua? Ma sono fatti... si è spaventato un po' anche lui. Vabbè che siamo in Mortal Kombat dove si fa esplodere le persone, ma... Ok, che uno ci rimane un po' male quando vede una testa. Siamo adesso... L'elicottero, testa di cazzo! Ecco, ora ha rovinato l'elicottero, porca puttana. Come lo rivendiamo adesso? Bello che Scorpion era lì ad aspettare che se ne accorse. No, però il colpo nei coglioni non va bene. Devi essere abbastanza onesto. No, se non era un fusero da quello. Piano piano ci arrivi. Epic troll. Vabbè, almeno l'elicottero non è esploso. Però non ci siamo fatti da male. Non ci siamo fatti male, siamo caduti da tipo 30 metri. La fine è vicina. Questo qua si teletrasporta dove vuole. Ok, ok, ok. Ora, bastardo. Allora, questo qua l'ho usato centinaia di volte prima. E credo di ormai sapere le mosse. No, no, me le sta dando, me le sta dando. E non ho voluto mettere modalità ultra difficile perché sti qua pestano, Magari no all'inizio. Come si spara? Non lo so. Vabbè, fa nulla. Vedete come pestano? Guarda! Dovevo tirargli un montante, sennò... Oh, ho trollato! Ho vinto, ma a fatica ho vinto. Ah no, pensavo mi dicesse round 2. Non me lo aspettavo così presto. Va bene, dai! Basta così! No, quello caricato mi ha bloccato! E quella combo lì è stata del tutto casuale. No, volevo tirare un calcione. Ma perché mi blocca quelli caricati? Bastardo. No, ora mi incazzo. Oh mago. Faccio quello quello potenziato non lo blocchi, puttana. Vinto. Difficile. Ho vinto. Esatto, mai a tornare all'elicottero. Che ora credo siano già tutti morti. Oh, ecco. Già. Finisce uno, ne arriva un altro. E questo qua mi sembra più incazzoso degli altri. Puoi avere una spada di ghiaccio, ma io avrò sempre un piede di porco per bloccarti. Quello era fastidiosamente freddo. Questo qua non si stanca a fare due combattimenti di fila. Guardate che... Madonna cara, l'ho rispedito in Canada. Devi essere veloce, veloce, non importa neanche se... Non è far mosse sofisticate, devi essere veloce con questi qua. Puoi anche se spammi alle Mr. L. Ecco.
No, la, dai, la rotola, la rotola. Oh, mi è piaciuta questa. Che questo qua l'ho spammato, ecco perché sono così bravo. Se no, credo che me le avrebbero date. Non dite che li imparo a memoria le mosse, che sono più o meno sono uguali. Le mosse speciali sono quelle là per tutti i personaggi più o meno. Uso sempre i calci perché quelli sa usare bene. Pff, quanti giri ho fatto? L'ho bloccata all'angolo. È così che si vince. Ok, il secondo è andato. Basta, spero. Già. Ah, tutti vivi, va bene. E il cieco è ancora cieco. Devo smetterla di prendere un giro. Così. Ci è reso utile almeno. Ah, ah, allora, ci sono i monaci che combattono contro i gargoyle, mentre le forze speciali non hanno fatto un cazzo. Oh, i Power Ranger! Colpo del fulmine! Tutti giù. Colpo... è scorreggiato. Chissà perché sono finiti il baratro. L'hai sentito quello, eh? No, 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 io non capisco ancora come hanno fatto le forze speciali a prenderle in culo così. I ganker, i ganker. Ah, il bastone, perché non lo usi mai in combattimento? Infatti che è forte anche senza bastone, ma... ho sentito che anche un martello sto tizio. Finisci. Fatali. Porca puttana. L'ha decisamente sentito. Allora, è lì fermo, vedi? Sei a croce, tirali un pugno, cazzo. L'aveva sveglio. Se non c'era lui, che facevi? Dobbiamo rinforzare le difese del portale di sotto. Ah, quel portale. Fusing. Fusing, bel nome. Che cattiva persona. E chi è questo qua? Ah già, Kratos. Ah no, non è Kratos, è coso. Qua c'è giusto. Ditemi che non ci assomiglia. Togliete i tatuaggi. Vabbè, pare che se tutti i pelati bianchi sono Kratos, quindi. Ah, allora fate anche voi, ganker. Non sono l'unico. Cosa che presto condividerai, e il mio padrone sarà testimone della tua caduta. E due, ma allora, due contro 100 e due, altre due, sono un po' troppi. Allora, i monaci li hanno risparmiati così, mentre gli altri li hanno trucidati. Cioè, fare un'azione stealth in Mortal Kombat? Ma che cazzo vi aspettate? Ah, Jax, il pelato. No, cioè, non era pelato, era il quello lì, Jax. Perché ora è pelato, scusate? E questi? Perché il tizio ha due accette? Ah, sì, questo qua... Non ho giocato i vecchi Mortal Kombat, ve lo spiego già. E ti ho detto io, cosa vuoi fare una azione stella del Mortal Kombat? E non dite che vi ho avvertito, eh. Le forze speciali le prendono e basta. Aha. Smoke è morto. E Nenra. Aha. Chi cazzo sei, scusa? E l'ha presa. Ok, questo qua è a terra. Mentre Jax... No, Jax è forte, dai. Scusa, ma Jax non era nero. Perché ora è bianco? Johnny Cage, ucciderti sarà un piacere. No, veramente, perché questo qua è bianco?
Non dite che sono razzista, eh. Lo era. Non è bianco lui. Ai. Ah, mi ero distratto. Basta, vuoi darmi un po' di... Perché non funziona il montante? E vabbè, ma che... Ok, questo ha fatto male. Ti farà male per giorni. Adesso però andiamo sul serio. Non c'è... Intendevo, andiamo meglio. Non so come ho fatto a fermarlo. No. Ovviamente non è che più vai avanti nei capitoli più sono difficili, sono tutti così, eh. Se no. Però danno da montante gliel'ho fatto. Sto rischiando tantissimo. Lo so che ho la mossa speciale, ma non voglio usarla. La uso per dopo. Per questo almeno. Sono concentrato, non dite che non parlo. Non parlo perché... Ai. No. Dai, un montante. Ai. Oh, oh, oh. Dai, credo che ora sia finita. Finita. Però all'inizio ho rischiato tantissimo. Tantissimo rischiato. Di solito c'erano 4 combattimenti, quindi mi sa che il prossimo è l'ultimo. Ma vediamo contro chi è. Non mi spoilerò nulla, perché poi mi rompete le palle. Bene, è un piacere rivedervi. È un piacere davvero rivedervi. Vogliono ucciderci tutti, davvero un piacere. Preferivo vedervi nella bara. Ma davvero. Allora, in fondo a questa grotta c'è il boss. Sergente, cosa c'è? Quello è l'ascensore. Sì. Ma perché non mi hai detto con una spada che fa luce? Sento questo discenso e le anime. Sì, che bella lampada, ti. Mi guiderà. Vorrei avere una lampada a forma di spada. Ma sì, cosa volete che facciano le forze speciali? I fucili Mortal Kombat non servono a niente, anche se sparando in testa a uno tu potresti ucciderlo, non servono, tranquillo. Si va su. Tutti indietro. E quello lì è un portale per dove? Avanti. Ragazzi, voi state qui. Chiudete la porta. Grazie, mandaci al massacro. Cos'è un panetto di burro? Era un panetto di burro quello! Non è un C4! Ti sembra la battaglia d'estate per tenere fuori le mosche da casa? Lui arriva là tutto fiero così. Vedetelo a cazzo duro, lui lui non sa nemmeno che c'è il vento e l'elettricità, lui non ne frega niente. Ci sono delle sagome a forma di mani. Vuoi rimanere là fermo? Ma volevi aspettare che ti arrivasse addosso o cosa? Eccola qui, Raiden. Ah, sei arrivato. La tua eredità. Tu avveleni i loro cuori con la speranza. E tu cosa offri? Stesso che hai offerto millenni fa, quando hai tradito gli altri dei anziani e hai attaccato la... Sembra una soap opera, non so perché. Imprigionandoti nel regno occulto. E lo faremo di nuovo. Se allontani l'ombra dalla luce, l'ombra cresce. L'unica vera eredità della vita è la morte, Raiden. I miei seguaci l'hanno accettata e ora vanno avanti. Combattono per me.
Sono delle spade ganci o cosa sono? Ma non fanno male. È là che subisce. Ve l'ho già detto io che Raiden le prende e basta. Le prende anche da sua nonna, però è forte, però le prende. Le prende, ma le prende. Visto? Visto? Lui, il dio protettore della terra, dell'elettricità, però... Dai, dai, ma non puoi... Quando urlano al telefono, stessa sensazione. Pff, ah! È stato facile. Non ho dovuto neanche alzare una mano. A malapena. Tu non toccherai il Jinsei. Oh sì che lo farò. E chiunque nel regno della terra capirà la verità della morte. Ma ora mi sta... Che sta facendo? È un magnete, cosa cazzo è? Okay. Arriva sempre lui. Insignificante particella marcia rifeccia. Ma come hai osato? Il cieco non serve a un cazzo, ovviamente. Spada magica finché vuoi, ma finché non ti rendi utile così. Ma visto, visto? Cosa avevo detto? A cosa serve? Però i pugni vanno più che bene. Con i pugni puoi pestare un dio. Oh. Vabbè, pestarlo magari no. Ma... almeno puoi toccarlo. Visto? Guardate. Ecco qua, avrebbe potuto spezzarmi a metà. Ma non l'ha fatto. Perché è una brava persona. Se non sbaglio ha un potere segreto il tizio. Ecco, ora diventa Hulk. Visto? Perché è fosforescente? Sono certo di cosa sia successo. Ma sono certo di questo. Ma sì, certo di... provare a farle del male. Ah no, pensavo una frase epica tipo ti rompo il culo vecchietto. Ma niente. È forte. Stavo tentando una combo straepica, ma non mi è andata. Se la paravi ti facevo male lo stesso. Basta così. Me le hai date. Cazzo, stavo provando anche la mossa speciale. Definitiva. Non proprio definitiva, ma quasi. Perché se perdo questa... ho perso. Dai. Dai. Respingimi questa. E voglio... mi metto nell'angolo per... come dire... mi sento in colpa per tutte quelle volte che ho messo nell'angolo Mister L. Tanto poi lui si metteva a piangere come una... come una checca. Non me la ricordavo questa qui. Grazie e buonanotte. Com'è che la facevo? La... come si chiama? La rompalle. Sì, letteralmente rompalle. Hai problemi con quello? Com'era? Com'era? No, lo so. Fermi. Ah, ho capito. Oh oh. Questa era cattiva. Hai finito di fare il dio immortale? No, 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 qua. Cazzo. Mi tocca rifare da capo ora. Vieni qua. Adesso mi diverto, stronzetto. Finalmente l'ho vinto. Sì, è difficile dopo un po'. Se non sbaglio questo era l'ultimo combattimento. Per un dio anziano caduto. Già.
C'avevo quasi capito. Dio antico, Dio anziano, quel che era. Ora, di Johnny nuovo. Cage, l'amuleto. Ah, ce l'avevo là sotto per tutto il tempo. Oh, caro, che gli veniva in faccia. È forte quell'amuleto, però, eh. Ora effetto magnete, gli va addosso. Ah, senza amuleto non poteva fare nulla. Ok, capito. Adesso è dentro Dove vedi la l'amuletto? nuova casa, nonno? È nonno, letteralmente. Eh sì, a Sorry. proposito, è ancora viva. Ok. Johnny. No, lo. Cosa Sì. abbiamo che hai fatto la morta tutto È il nostro. tempo? Restate qui. Le proprietà della camera cureranno velocemente, Sonia Blade. Ma come? Proprietà della camera di qua, di Risvegliati. questa Sono camera? andati. Un'ondata di energia nella camera ha sovraccaricato i miei sensi. Possiamo occuparci di Quan Chi più tardi, Kanshi. Oggi abbiamo una Ah, ricompensa giusto, Quan Chi. maggiore. Dov'è Il andato Quan marito di Chi? Shinnok è al suo interno. Il vecchio faccia di pesce. Perché faccia di L'amuleto aiuta pesce? gli anziani. Non possono distruggerlo. Nessuno può farlo. Ci daranno dei consigli. Shinnok non potrà mai fuggire. Beh, potresti nasconderlo sotto il tappetino di casa. Di solito funziona sempre per le La chiavi. E guerra non è finita. Quan Chi è nessuno è diventato mai riuscito a invisibile. sgamarti. Perché sorridete? Quasi nessuno. Mi ha chiamato Johnny. Ah, contento. Raiden ha detto che discendo da una specie di culto guerriero del Mediterraneo, allevato come guerriero per gli dei. Non sono più riuscito a evocare quell'aura Ok, ora maligna. siamo un vecchio del L'avevo attivata cazzo quando ho visto morire che Quan Chi. predica le robe ai giovani. Più o meno. E invece tu, Cassie, puoi evocare una cosa del genere? O è saltata una generazione? Falla finita, Jill. Non c'è Questo qua finita sembra l'aura per in Darfur. culare. O in Iran, o in Kurdistan. Laura di Sai Darfur? chi non ha? Cosa? Non sbagli. I In chi monaci è non sta si hanno Laura di mai lodato, Darfur? Jill. Ne Ma abbiamo qua visto spuntano robe persino nuove senza che io sia io sappia che niente. Jada. Roba che voi delle forze speciali non avete. Non è che Riposati. Siete salto, tutti non è qui che perché saldo ve lo capitoli, meritate. proprio qua, Ognuno di voi è buchi nella unico. trama. Ora, come di sicuro non sapete, dato che non vedo bigliettini d'auguri, oggi la nostra squadra festeggia ben 6 settimane. Il Sei segretario settimane, politico Madonna Kanshi cara. Kestrel Frenzy, anche se gli sputi in testa, è Unione. contento dei nostri Sei consensi. settimane. È grazie a lui che il signor Cage ha formato Cazzo. questa squadra. Per fortuna Perché non dire un sei mese e l'unico Shinnok. mezzo è Consigli troppo nuovi? difficile. Nuove facce? Come il Cazzo, segretario ha guardi. Ci evidenziato, stai, un prego. giorno noi vecchie leve dovremo andare in pensione. Quindi è il momento che la vostra generazione si faccia avanti. Ah, vecchie? Blade, Allora, non metti di Rio, essere vecchio. FS, tutti insieme. Per la prima missione della squadra dovrete recarvi al Tempio Lin Kuei. Il Da un tempio po' non abbiamo Lin Kuei. notizie del Gran Ah, ho Maestro. capito dove, ho Ricordatevi che capito. sia ancora dalla nostra parte. Ah, Se dai, alle vecchio di me. spalle si Cioè, fosse sentito quello. male, col regno Come si chiama? esterno. Dovete portarlo con voi, ma non siate sorpresi se Sub-Zero non avrà voglia di collaborare. Ti preoccupa il regno esterno? Kotal Kahn non rispettava gli accordi di Reiko. Li rispetta, ma sta affrontando una guerra civile. Se i ribelli vincono, gli accordi verranno Guerra rinnegati. civile, ah, capito. Guerra civile, vabbè. Che bella la guerra civile. No! Secondo capitolo. Quindi niente. Ve lo beccate la prossima volta. Sì, vabbè, vedrete la prossima volta com'è. Io cercherò di portarla il prima possibile, anche perché cerco di portare avanti tutte le serie allo stesso tempo. Tranne, ma sì, sentite. Minecraft non lo porto perché non mi fa voglia di portarlo, davvero. Quindi magari porterò. Sì, è irregolare come serie. Magari, che ne so, magari tra un mese ve ne porterò 5 in una settimana. O magari potrei aspettare ancora di più, non lo so. Ma non sarà irregolare come serie. Comunque, ci vediamo al prossimo e ciao a tutti.